parole, vi ringrazio davvero per averlo partecipato. Grazie, veramente grazie a tutti voi. Deborah, ci siamo solo affrettate a organizzarla. Devo dire che ci aspettavamo qualche persona in più, perché comunque Gisella è la figlia di tutti noi, ha detto bene la sindaca l'altra sera alla presentazione del libro, ha toccato tutti. È un bellissimo gesto quello dell'amministrazione comunale, a differenza di quello che dicono in molti. È un gesto che dà un profondo messaggio di solidarietà, quello di intitolarle una via. Un'altra cosa che vorrei dire è che sono testimone del fatto che è avvenuto molto prima che si sapesse la pubblicazione del libro che è uscito in questi giorni su Gisella. Questa veglia non vuole né luci della ribalta, né pubblicità, né altro. Vuole solo ricordare una ragazza che poteva essere una di noi, una nostra figlia, una nostra cugina, una nostra sorella, che è caduta purtroppo in una trappola mortale. Che se ne dica, Gisella è la morte che rappresenta di più la città di Carbonia, purtroppo. Anche se non c'è stata nessuna veglia in altri anni, non credo che nessuno di voi abbia mai passato un anno senza ricordare Gisella Orru. Nessuno di noi passa in via Napoli senza ricordare Gisella Orru. È un ricordo che riaffiora sempre. Non sono i fiori in un cimitero, gli articoli su un giornale o anche queste veglie che determinano il dolore che una città può provare per una ragazza. Sono tanti gesti, anche magari fatti in silenzio. Quindi grazie a chi c'è stato, grazie soprattutto all'amministrazione comunale che è presente, grazie a voi che anche se la giornata è calda ci siete venuti a dare sostegno, soprattutto a Fiorinda, a Lara, allo zio. Un grazie alla famiglia di Turbo Floris che con la sua presenza testimonia il fatto di volere anche lei la verità per Gisella e del marito, perché comunque c'è una verità giudiziaria, è vero, ma credo che nessuno di noi ne sia convinto, vabbè, queste sono cose che lasciamo agli altri, però è un bel segno. Ora io lascio la parola a lui, ci aiuta a raccoglierci in preghiera per le cose di Gisella. Credo che in questi giorni, da quando ho saputo che ci sarebbe stata questa veglia, il pensiero di Gisella mi ha aperto a ricordare i volti di tutte le persone che in questi 30 anni sono sempre stati più numerosi, di persone che hanno perso la vita in maniera così violenta e incomprensibile. Tante donne, tante ragazze che come Gisella, ecco, sono state accompagnate a una morte che davvero non ha nessun senso. E cosa si può dire? Si può dire che questo momento deve semplicemente aprirci il cuore, perché possiamo stare attenti. Attenti a non fare della vita qualcosa di vendibile, qualcosa di utilizzabile come un oggetto, ma qualcosa da valorizzare, perché ogni vita è qualcosa di incredibilmente bello e va rispettato, e va accudito e va accompagnato a potersi manifestare nella sua pienezza. Allora Gisella non è riuscita a completare il percorso della sua vita, ma vogliamo pregare perché attraverso di lei, che dal cielo sicuramente accompagnerà tutte le vite delle ragazze di Carbonia, ecco, ma attraverso di lei, ecco, possiamo ritrovare il gusto di avere la sensibilità e il rispetto della vita degli altri. E anche la bellezza di sentirci ognuno custodi della vita dell'altro. Un po' di troppa indifferenza, lo dico sempre, troppa poca attenzione a dare valore al mio impegno perché la vita dell'altro possa essere una vita bella, una vita buona, una vita sicura. Ecco, troppa violenza anche a Carbonia, se ne sente di tutti i colori. Ecco, allora
questo momento che vedrà questi palloncini volare verso il cielo diventi anche l'auspicio perché, ecco, per tutti noi possa crescere un tempo di serenità e di pace. È la bellezza anche di riscoprirci fratelli in cammino perché tutti possano realizzare la propria dignità e la propria bellezza della vita. Ricordiamo Gisella e tutte le ragazze che hanno accompagnato, hanno perso la vita in maniera così particolare e così sofferente, con un eterno riposo. L'eterno riposo dona al Signore, splenda ad essa, la luce perpetua, riposi in pace. Amen.